ragazzi, buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui su FIFA per giocare per la prima volta effettivamente la modalità World Cup. Voglio cercare insieme a voi di provare ad arrivare più lontano possibile in questa strada verso la Coppa del Mondo. Però prima di partire con tutto quanto, volevo farvi vedere una clip di questi giorni, perché se vi ricordate nell'ultimo video c'era la sorpresina finale. Poi ho detto, cazzo, peccato che non è il mio account. E invece ieri è successo che ho trovato il buon Ronnino. Non contento, poi nella clip successiva, stanotte ho avuto un altro regalino. Io questo torneo online l'ho provato a fare un po' di volte. Un paio di volte mi hanno buttato fuori malamente in semifinale. Spero che non venga troppo lungo. Cioè, se in teoria dovessimo arrivare fino alla finale, sono 7 partite in un video solo. Spero di montarlo in modo decente per non farlo diventare mezz'ora di video. Detto questo, vi faccio vedere la squadra che abbiamo, che non è per niente male. Potrebbe essere migliore, ma ci ho speso veramente una ventina di euro. Poi il resto tutte SBC, World, delle partite, cose varie. Con la panchina è ottima perché abbiamo Neymar, Paulinho, Messi. Con questo possiamo incominciare il nostro percorso verso la Coppa del Mondo. Mi raccomando, un bel like di incoraggiamento, perché qua sono 7 partite da provare a fare impossibili. E via. Ok signori, prima partita del girone. C'ho una tosse inusuale, non sarò a tossire a caso. Partiamo regà, cercherò di mettervi degli highlights un po' più sintetizzati, perché sennò non finiamo più raga. Ah, ok, Eriksen, ok, 1-0, 5 piede debole. In teoria il girone è semplice, dai quarti semifinale trovi quelli abbastanza forti. Eriksen, Mbappé, la respinta, Ronaldo, 2-0. Che cattiveria che ha quest'uomo, raga. Quit, eh? Quit. Oh, se fanno così le prime mi tolgono un po' di tempo in teoria. Secondo game, un po' più pericoloso con Ronaldinho e Henry. A me mancano delle icon offensive, mi piacerebbe tanto provare Maradona, Pelé, Ronaldinho e Henry. Sono quelle lì, quelle belle. C'ho Puyol in difesa, che male non è però. La grafica comunque è corretta, no FIFA? Sento puzza di pericolo in questa partita. No, eccolo, è passato. È passato Lukaku. 1-0. 1-2 classico, mi sono fatto inculare. Vedi di perdere ai gironi, pirla che non sei altro. Vai Ronny. Ronaldo, così mi piace. È pericoloso perché davanti Henry, Ronaldinho, Lukaku fanno male. Rigore. Ma rigore de che? Vertonghen, che bidone che sei, cazzo. Sì, De Gea. No, De Gea. Sì, De Gea. Bravo. Rigore parato. Cioè, alla fine sto qua passa la palla dritta e corre. Ah, sbagliato. No, ecco, il gol di merda. Quando non sai che cazzo fare, dal fondo tira a caso che magari la respinta ti arriva sul giocatore tuo. Dio mio, porca troia, se sto giocando male. Malissimo. Guarda te Neymar, cosa stiamo facendo? Vai Ronny. Gol, 2 pari. Mamma mia, pian pianino, però non posso far 20 tiri per farne 2 gol. 10 minuti, non voglio pareggiare. Mi sta tiltando sta partita, ingiocabile. Gol! Ronny, tripletta. Raga, Ronaldo penso che abbia fatto 30 gol in 10 partite comunque. È finita, raga. 3-2 alla seconda del girone. Non me l'aspettavo così complicate. La accettiamo, andiamo avanti. Terza e ultima partita del girone. Questo c'ha Yashin, Rui Costa, Kane, Lewandowski davanti. Tra l'altro in teoria siamo già qualificati per gli ottavi di finale, avendo vinto le prime due. Quindi questa partita è abbastanza ininfluente, se non per il primo o il secondo posto nel girone. Guarda cosa cazzo ha parato Yashin. Vai che c'è Mertens a 300 all'ora. Olè, 1-0. Pedala abbastanza bene. Olè, 2-0. Dai che mi quitta anche questo magari. Vai vai Mertens. Regà, cosa aveva fatto? Era bella. Sto difendendo con Bertrand comunque qua. Porca troia, bravo De Gea. Terzino destro. Vorrei un Jordi Alba, cazzoli. Ehi. Vabbè. Ma sto gol non ha senso di esistere. Quasi regalato sto gol. Ok. Olè. Sto lì sotto. 3-1. No, ma raga, sta partita, cioè, se la perdo veramente è il momento in cui smetto di giocare a FIFA per sempre. Ehi. Va bene. Giusto così. Vai Eriksen.
Rigore. Boom. 4-2. Sì, Ronnie. Olè. 5. Ciao bello. Non potevo perdere con questo, raga, veramente. Ci saranno comunque un botto di gol in questo video. Questo, raga, è il prospetto della fase a gironi. Siamo arrivati primi. Ora inizia la fase più complicata, perché qua ci arrivano soltanto le squadre tecnicamente forti. Più vai avanti, più sono veramente forti, con anche delle squadre con dei giocatori importanti. Dove arriviamo, arriviamo, raga, anche perché comunque, cioè, se dovessi riprovarlo finché non vinco, devo rifarmi 6-7 partite a volta. Non ha neanche senso. Quindi via così al primo colpo, dentro con gli ottavi. Questa mi sembra una squadra del cazzo, sinceramente. Di gran cattiveria adesso, non si scherza più, non si può più sbagliare. Olè, 1-0. Cinici. Così, raga? Così? Ma figa, ma che gol prendo! Che so ste deviazioni! Che triggerata a giocare oggi! Raga, ma stanno succedendo delle cose bruttissime. Prendo dei gol insulsi. Minchia, mi devono far tryhardare così agli ottavi. Pensavo di non avere grossi problemi a questo punto del percorso. Voglio un corso accelerato di difesa ad alti livelli, per favore. Vai, Mbappé! Olè, rifletta. E che cacchio. Inizia a far caldo qua, eh. Lenti nel movimento, ma questa era bella. Olè. 4-1. Si segna un botto in questa modalità. Forse per quello che prendo ancora più gol del solito in molte circostanze, ma va bene lo stesso. 4 gol di Mbappé in un tempo. Fine primo tempo. Abbastanza cinici in questa partita. Oh, what the fuck. Quitta così agli ottavi, ragazzi. Si va ai quarti. Già fare quarti, semifinale, sarei contento. Quarti di finale, raga. Neymar, Higuain, Ames, Deco. Inizio a sentire un po' la pressione. Dai, quarti di finale. Mi sembra uno molto sveglio. Lo è. Lo è. Lo è molto sveglio questo, ragazzi. E io devo andare in contropiede con Ronnie. Mai una volta che un sinistro da lì mi entra bene. Ma che bella, Ronnie. Sì. Sì, 1-0. Questa è complicata. Raga, raga, sveglia. Siamo lenti, fracichi. È lentissima la difesa in questa modalità. Cioè, è lento il gioco a prescindere, ma... Che cazzo. Via. Palo ancora. Doveva segnare. Doveva segnare. Cioè rimane sempre lì. Mi fa zitto. Mi fa. Ok. Aia. Aia. Sì. 2-1. Ronaldo è cattivissimo davanti, raga. Ma ha fatto, se non sbaglio, 37 gol in 19 partite. No, no, raga. L'avevo capito. L'avevo capito. Bravo, De Gea. Ronnie, vai. Bravo. Di qua. Sì. Tolisso. Sì, Tolisso. Calma. Calma, ma non troppa. Olè. Raga, 4-1. Ronnino non sbaglia da fermo. Un driven shot da fermo non lo sbaglierà mai. Fine primo tempo. Mette in pausa. Quitta anche questo, ragazzi. Onesto, si vola in semifinale. Diciamo che è un po' la mia bestia nera, che se dovessimo riuscire a vincere la semifinale, magari in finale siamo ancora più spinti dall'entusiasmo. 5 vittorie su 5. Semifinale, c'è metà Brasile con Ronaldinho, Lineker davanti. Devo partire con lo sticazzi personale. Cioè, se perdi non è importante, perché sennò mi viene l'ansia, mi viene la tensione, gioco male e agitato senza un motivo. Mbappé. Subito l'1-0 al quarto minuto. Cinici dobbiamo essere, raga, cinici. Mbappé incrociala lì, che era bella. No, c'era Ronaldinho al centro, l'ho seguito da un quarto d'ora, che lo seguivo. Perché la sto accusando questa? Sì, Ronnino, 2-0. Sto entrando nello schermo, raga, non so se si nota, ma sto entrando un po' nello schermo. Dai che buona. Fuori gioco. Porco cane, Mertens era stato un metro. Fine primo tempo, raga. Fatto un tiro in porta questo, ma non sono tranquillo. Hai messo che dovresti essere pieno di vigore. Bella la palla per Ronnie.
Ci arrivo. Sono un pirla! Che cazzo me l'allungo! Bella! Ma porco due Mbappé non c'ha il sinistro! Dai Kylian, stiamo continuando a creare, eh! Poi dopo la pigliamo nel culo, casualmente. Guarda te che sbaglia pure ste cose. Dai, 3-0. Si è fatto perdonare. Bella Kylian. Vai a concluderla. Chiudiamo qua, ragazzi. Vai in finale. Non l'avrei mai detto così al primo colpo. A prescindere, raga, mi sto giocando 7 partite per un cazzo di video. Un po' di supporto tecnico, un bel like. E poi come va la finale. Ormai siamo lì, ce la giochiamo, Siamo in finale, raga. È un francese, quindi Italia-Francia in finale. Questo c'ha Gero Suarez davanti, occhio. Italia-Spagna in finale. Speriamo che vada come 12 anni fa. Ok, la tensione c'è, al punto giusto, la speranza anche. De Gea già mi ha salvato un attimo. L'impatto iniziale con la partita non è stato dei migliori. Cerchiamo di farci vedere propositivi anche noi, va. Tira Mertens, l'ho tirata di prima. Porca troia. Guardalo ancora che si è salvato sto stronzo. Ho un bel presentimentino, raga. Bella. Ronaldo me la tira fuori, devo morire male. Implodere in mille pezzi. Ronaldo, mi hai fatto gol ben peggiori. Mi sbagli ste cose. Almeno attaccarlo lo stiamo attaccando. Anche fin troppo per non aver ancora segnato. No, non l'abbiamo tolta. No dai raga, ma che gol è? Raga, ma che gol è? Che gol è? No, dai, raga, così no. Così no, dai, dopo le occasioni che ho avuto, no. Tutta sta fatica in finale, poi, Non è forte, Non è così forte. Sono rimasto malissimo per quel gol lì, raga. De Gea mi è svenuto come sempre. Eriksen. Kylian, Ronny! L'1-1! Brutto! Ma l'abbiamo fatto! Siamo ancora vivi! Siamo ancora vivi! No, dai, al kick of glitch no, Kick of glitch no! Madre Aghero l'ha sbagliata per fortuna! Quanta cazzo di gente ha lì in mezzo! Guarda, rigore! Sì! Sì, Ronaldo ribalta da solo la situazione in 5 minuti. Oh mio Dio, mamma mia raga, 25 minuti alla fine. Sto un po' patendo da questa parte della partita, nel senso proprio emotivo. Occhio. No, Puyol, non perderla lì Puyol. Mannaggia il cazzo. La parata. C'ho Messi che è già stanco quanto Mbappé. 8 minuti raga. Guardalo lì. Bravo Puyol. Occhio l'ultima azione. Sì, è finita raga. È finita cazzo. Siamo campioni del mondo. Campioni del mondo. Ho skippato l'animazione cazzo. Ho skippato l'animazione raga. Ma perché ho cliccato X? Sono un po' un pirla raga, perché involontariamente ho cliccato X per far saltare una roba e è andato via anche l'animazione dell'alzare della coppa. Però dato che l'ho vinta anche stanotte, mentre ci sarà l'altro vi farò vedere io che alzo la coppa, tanto è la stessa cosa. Statistiche alla mano 27-4, contando una disconnessione, quindi sarebbe 27-3. Mo apriamo velocemente i pacchetti che mi ha mandato di premio. 9 pacchetti, vi tengo soltanto quelli decenti. Fa un caldo boia qua dentro, la tensione. 2 ore di registrazione, 7 partite raga. Voglio 40 cazzo mila like, per favore. Per favore raga. Dai che al primo tentativo dentro così. Oh, il primo che si apre raga. Ne ho già aperti 3. Martial. Poteva mettere un super pacco per chi vinceva il mondiale, no? Dammi Griezmann. Dammi da Gignac. Niente, 2 slim pack su 3.
Gignac e Martial per aver vinto un mondiale, ragazzi. Cioè, signori, per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Qua vedete la clip, l'animazione di quando si vince la Coppa del Mondo. Fortunatamente l'ho salvata, che oggi l'ho skippata come un pirla. Spero che il video vi sia piaciuto. 7 partite, tutte vinte. Insomma, raga, un bel like. Probabilmente il prossimo draft lo vorrò provare in questa modalità per variare un pochettino. Mi piacerebbe tanto il vostro supporto, avere un bel like. Mo ho detto 40.000 like, sarà molto difficile arrivarci, ma mi piacerebbe arrivare almeno a 30.000 per questa... per questo videone che è bello corposo. Grazie a tutti, ragazzi, ci vediamo presto con tanti altri video. Qui da Ron è tutto, alla prossima. Bella.